web server integrato, quindi io scrivo l'indirizzo IP nella mia barra di ricerca del mio browser e accedo virtualmente alla macchina e posso fare tutte le operazioni che potrei fare stando nelle adiacenze della macchina stessa. In particolare una funzione simpatica è quella dell'iniezione virtuale, cioè io posso iniettare virtualmente dei fasori di grandezze elettriche, non so, tensioni, correnti omopolare, opportunamente sfasate fra loro per verificare che il relè si comporta in maniera opportuna, cioè concordemente a quanto io mi aspetto. Queste sono tutte caratteristiche, features aggiuntive che sulle quali come Snyder stiamo spingendo molto, proprio perché siamo i primi a vedere sul mercato che un relè di protezione non può più limitarsi a fare la protezione. Detto questa parte, io mi fermerei, vediamo se c'è qualche domanda, ma credo in questo momento non ce ne sono, però insomma, invito tutti i clienti all'ascolto di approfittare della presenza di Damiano se hanno dei dubbi o delle curiosità sulla parte di protezioni di media tensione. Nel frattempo lascerei la parola a Monica. Sì, grazie Damiano. Quindi nel frattempo andiamo su Monica per l'ultima parte dell'intervento. Grazie mille sia a Damiano che a Patrizio. Allora, nel frattempo, ok, adesso posso condividere, così condivido anch'io la presentazione. Allora, dovreste già vedere. Dimmi tu, Patrizio, quando... Sì, se vuoi andare in proiezione. Dovrebbe arrivare a momenti, perfetto. Ok, allora buonasera a tutti quanti anche da parte mia, colgo l'occasione, mi presento, sono appunto Monica Guerino e mi occupo a livello marketing di quella che è la soluzione di realtà aumentata, una tecnologia dell'era 4.0 che Snyder ha deciso di applicare al mondo invece anche un po' più tradizionale delle cabine MTBT. Allora, partiamo intanto da quelli che sono appunto un po' i trend tecnologici del momento. Prima appunto i colleghi parlavano di digitalizzazione. Quello della digitalizzazione in effetti è proprio uno dei trend tecnologici più impattanti e più significativi. Ragion per cui già ormai da qualche anno, proprio come filosofia, tutti quelli che sono i dispositivi elettrici che poi compongono una cabina di media tensione e bassa tensione sono stati resi quanto più possibile smart e comunicanti. L'errore da non commettere è sicuramente quello di confondere la digitalizzazione con la sola connettività, proprio perché sarebbe riduttivo. Il valore adesso non risiede più soltanto infatti nella connettività e nella capacità di un dispositivo di fornire informazioni, di comunicare, ma poi in tutte quelle che sono le potenzialità e le azioni da poter intraprendere proprio grazie al fatto di avere quei dati disponibili. In effetti sarebbe poi privo di significato raccogliere tantissimi valori, tantissimi dati, tantissime informazioni da parte di quelle che sono le apparecchiature in campo per poi invece non sfruttarle, non utilizzarle al meglio al fine proprio di intraprendere azioni magari di manutenzione preventiva. Ecco quindi che Snyder ha proprio voluto sposare appieno questa filosofia e quindi partendo da quella che è una classica cabina MTBT tradizionale, così per come siamo abituati a conoscerla, rivoluzionarla applicando proprio una tecnologia del mondo e dell'era 4.0, essendo proprio nel pieno di quella che è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Si tratta appunto di una tecnologia che oggi come oggi ha preso piede in tantissimi settori, non di meno per esempio anche nel settore automobilistico, le più grandi case automobilistiche l'hanno appunto applicata sempre per perseguire, ora vedremo, obiettivi di sicurezza in quelli che sono appunto gli ultimi modelli delle varie case produttrici. E quello che è stato il risultato è proprio quello di una cabina digitale, una cabina in grado di non solo fornire informazioni ma fornirle in un modo assolutamente innovativo e oltretutto dando poi immediata possibilità, immediata facoltà di intraprendere poi delle
azioni importanti a livello di manutenzione preventiva e programmata. Allora,